Con questo video vorrei parlare di una tipologia di narcisisti molto astuti che si nascondono dietro la maschera del camice bianco o della divisa. Allora, non tutti gli uomini in divisa o un camice bianco sono narcisisti, ma se ne può trovare abbondantemente in questi ruoli, proprio perché il ruolo istituzionale che svolgono consente molto più facilmente di trovare le loro vittime e di insomma, dare sfogo al proprio ego, no? Ego narcisistico. Non tutte le persone in camice bianco in divisa sono delle brave persone. Cioè, la divisa, il fare il medico, non è una sicurezza di una persona per bene, una persona buona. Abbiamo visto che esempio ci sono, adesso non è per denigrare la categoria dei vigili, però adesso mi vengono in mente i vigili. Quanti vigili sono dei figli di buona mamma che fanno il buono e il cattivo tempo e che comunque esercitano il loro ruolo istituzionale per abusare delle persone, no? Alcuni sono corrotti, ma non lo vediamo solo tra i vigili. Quanti i medici senza scrupolo sono venuti a galla? E poi lo si vede anche solo da alcuni comportamenti, no? Alcuni sono pieni di sé, no? Proprio si presentano non per nome, ma per titolo. Sono il dottore Pinco Pallino, sono di qui, sono di là. Sono Tizio Caio, no? Proprio perché senza questo nome davanti che si danno, questo nome istituzionale del ruolo che svolgono, sarebbero delle piccole cacche, cioè caccoline, no? E quindi vorrei dare uno spunto di riflessione intanto per le donne che sono attratte dall'uomo in divisa, dal camice bianco, insomma, molte donne che si fanno raggirare da questo tipo di uomini proprio perché insicure o vedono comunque nell'istituzione, nella divisa nel camice, una brava persona, no? In realtà non è così, cioè, state attente perché potreste essere manipolate e anche abusate da questi uomini. Esistono anche donne che portano il camice bianco e la divisa e sono manipolative. Generalmente, statisticamente, e meno rispetto agli uomini, perché gli uomini sono più famelici in questo senso, però ci sono anche donne. State attenti, non fatevi ingannare dall'apparenza. Un camice bianco e una divisa non è sinonimo di sicurezza, di fiducia, di brava persona. Aprite gli occhi, che di cacche in giro ce ne sono davvero tante e nascoste nei posti, o potete trovare nei posti dove in realtà dovrebbero rassicurarvi, no? Ma anche nel volontariato ci sono dei narcisisti pazzeschi. Quindi occhio a chi frequentate, non date per scontato proprio nulla. Ciao a tutti, da Amore Psiche con la Pink.